Riprendiamo le interviste in strada, in passeggiata con un altro degli eroi che ha fatto la 100 km, anche lui si è lasciato convincere e si è unito a questo grande gruppo. Tu sei? Matteo Salvemini, sono di Manfredonia, un cittadino di Manfredonia, un piccolo cittadino umile. Grazie a Michele mi trovo a fare questo e quindi sono molto fiero e felice. Anche se è una cosa molto dura, bisogna saper soffrire. E quindi Michele è stato quello che mi ha fatto fare una prima volta 2 anni fa, Monte San Pasquale. Dove si trova Monte San Pasquale? Prima di Macchia, prima di arrivare a Macchia d'Posta, c'è una strada che si chiama Via San Pasquale, Via Pasquale, San Pasquale. Lì c'è un monte, si sale su, poi si va a monte e poi si ritorna, quindi molto bello. Poi io sono affascinato pure dallo sport in genere, poi questo, la montagna è bellissimo, guarda, bisogna che ognuno di noi la riscopre un po'. Sì, perché abbiamo siamo troppo abituati a vivere in città. Bravo, poi ci sono delle bellezze nascoste che noi andiamo in Grecia, andiamo in tanti posti. Invece ce l'abbiamo qua. Ti dirò, guarda, anch'io non passeggiavo da tanto tempo, mi sono unito a voi solo da 2 mesi, ma vedo posti come ad esempio la camminata sul porto turistico, questo lungomare che noi siamo pochissimi. Guarda. Ci sono posti molto belli, soprattutto considerato l'ora in cui non li vediamo. Certo. Perché ricordiamo a chi ci sta guardando, noi usciamo il martedì e il giovedì dalle 21 in poi, con il ritrovo, sempre al negozio Frizzi e Lazzi. Certo. Senti, anche a te devo chiedere, come ho fatto anche con gli altri, il momento più duro è quello più bello della passeggiata, della camminata 100 km. Ma il più duro è stato dalle ore 11 del mattino fino alle 2:30. Faceva molto caldo? Molto caldo. E il più bello quando siamo arrivati a Vieste, e lì ho aperto gli occhi, cioè così ignaro, siamo a Vieste sì. Incredibile. E lì, sì, è stato bello. Poi grazie sempre, ripeto, a sto gigante che lui... Il gigante buono. Sì. Che lui, Michele, no, troppo, non ti preoccupare, arriviamo qua, sai, col suo modo di fare, ha spronato tutti, ci ha trascinato in là. Poi ti ripeto, ci sono le tre croci rossine che mi hanno coccolato in particolare, poi, ma con tutti. Matteo, stai, come stai? Matteo, metti l'acqua fresca, Matteo, cioè, per dire. Anche Lello Anzichino è stato grande, Lello, con la sua auto ammiraglia. Lello è stata il 20% di quello che ho fatto, glielo devo dare a Lello, ripeto, do la mia quota a Lello, perché Lello, ognuno di noi deve dare la sua quota, perché ci ha dato sempre l'acqua fresca, è stato un supporto molto forte. E guai, non credo che senza di quel supporto io avrei potuto portarlo a termine in quella maniera. Per l'assistenza, per l'acqua, per tutto, perché sai, trovare a Lello ogni 5-6 km, 4, quel che sia, ed è stata una era cosa... Era un gran supporto. Sai, quello ha un allora, valore... un grande gruppo che è riuscito a fare una grande impresa, ricordiamo che 100 km sono scomodi anche in auto, immaginate a piedi, immaginate col caldo di luglio. Grazie veramente a voi, a questi eroi, grazie a Michele che tanto ha fatto da riuscire a mettere su questa passeggiata. Certo. Dopo vedremo anche gli altri eroi che hanno fatto parte del gruppo. Il messaggio che rilanciamo è sì, la rifaremo magari d'inverno. Magari. Magari d'inverno. Magari. Magari d'inverno. A più tardi. Abbiamo bisogno.